Veramente gradevolissima perché stiamo immergendoci in quello che è il mondo del 1800, della situazione dei briganti, di quanto l'Abruzzo abbia voluto significare, proprio come veniva esposto prima, questo confine tra lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie. Ma ovviamente non sono io la giusta relatrice, ci sono veramente il piacere di avere dei professionisti e quindi in questo momento lo presento. Lui è un giornalista ed è uno scrittore, è anche il direttore responsabile della rivista meridionalista Il Tornese, è inoltre vicepresidente dell'Istituto di Ricerca Storica delle Due Sicilie. Nel 2003 e nel 2005 è stato insignito del premio giornalistico internazionale Ines Ciociaria nella sezione giornalisti e scrittori e nel 2013 del premio nazionale arte e comunicazione. È autore di numerose pubblicazioni di carattere storico e in particolar modo di studi e saggi proprio sul brigantaggio nell'Italia meridionale. Lui è il professor Fernando Riccardi. Grazie a tutti, vedo che carosito, il pubblico è numeroso, quindi è anche un piacere parlare così davanti ad una platea così folta. Raimondo Rotondi, ottimo attore, diciamo, e recitatore, mi chiedeva, dice, sono curioso di sapere i particolari, chiaramente in sintesi, di questo famoso evento di Scuola Marsicana. E qui mi riallaccio un po' al colloquio che ho avuto venendo dalla chiesa alla cappella con un signore, un gentile signore di Scurcola, che pare che sia lì dietro. Nel discorso, se non se ne è mai parlato, il discorso è che quello di Scurcola è un eccidio dimenticato. Allora io sto facendo una Scurcola, ma in generale, io sto facendo un libro in cui, anzi, caro Silvio, una delle prime tappe, vi prometto, se lei è d'accordo di venire qui a presentarlo proprio a Scurcola, sto facendo un libro in cui si passano in rassegna tutti gli eventi drammatici, quindi gli eccidi, che poi hanno condotto all'unità d'Italia. E quindi Ponte Landolfo e Casalduri, e quindi Auletta, e quindi Bronte, e quindi Castellammare del Golfo in Sicilia. Di Scurcola Marsicana se ne parla veramente poco. So che nel 2010, nel 2011 qui c'è stato un convegno, tra altre cose a cui ha partecipato il mio ottimo amico Giovanni De Blasis, che saluto, e che... ma questo non toglie che la memoria dell'eccidio di Scurcola sia rimasta così un po' tra le pieghe, un po' dimenticata. Lo stesso Pasquale Squitieri, nel dare il suo celebre, nel mettere insieme le scene del suo celebre film, Vi chiamarono briganti, film che poi per alcuni versi ha avuto una grande fortuna, ma è stato immediatamente ritirato quasi dalla circolazione, proprio perché trattava di argomenti storici. Ebbene, ambienta l'eccidio di Ponte Landolfo proprio a Scurcola. Però lo chiama di Ponte Landolfo, questo a dimostrazione di come di questi fatti di Scurcola se ne sappia a livello di storiografia, di vulgata storiografica dominante, se vogliamo così dire, veramente poco. E allora in sintesi, in pillole, lo riassumiamo anche per esaudire la richiesta di Raimondo. In Abruzzo già c'era stata una spedizione legittimista e l'aveva capeggiato il famoso colonnello prussiano Teodoro Clich de la Grange, che culminò con la sconfitta a Civitella-Rovereto, fu l'unica sconfitta dei pochi a sconfiggere Garibaldi l'ottobre, 6 ottobre 1860. Poi arrivò fino all'Aquila, dovette retrocedere perché nel frattempo il bel generale Scotti Douglas al Macerone era stato costretto alla resa senza neanche ingaggiare in battaglia, e quindi Clich de la Grange si era dovuto ritirare perché per non correre il rischio di essere accerchiato. Nel gennaio del 1861 c'è una seconda spedizione legittimista in terra d'Abruzzo,
Ma perché si insisteva con l'Abruzzo? Perché si insisteva, caro sindaco, con le tue, con le vostre zone? Perché qui c'era una dedizione assoluta per il Re Bologna. Allora c'era, era l'unica zona d'Italia in cui i piemontesi ancora non erano arrivati, erano arrivati in maniera molto limitata. La popolazione locale aveva un sentimento sincero ancora per il Re Bologna. E quindi da Gaeta, perché era già cominciato l'assedio, Francesco II dà incarico ad un ex militare borbonico, Francesco Saverio Mumerà, di capeggiare questa seconda spedizione in terra d'Abruzzo. Mumerà fa i suoi preparativi, non riesce a raggranellare più di 150 persone, 150 uomini, ciò nonostante parte lo stesso. Arriva a Carsoli e viene occupata senza colpo ferire, dove si ricongiunge alle masse di Giacomo Giorgi, che era l'avvocato di Civitella Roma. Qui siamo all'oscuro.